non te ne viene più dalla testa. Penso dunque. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Ragazzi, benvenuti in questo bellissimo video qui in Napoli. 1926, chi parla? Ragazzi, siamo tornati in questo bellissimo video per parlarvi oggi della promozione del Frosinone in Serie A, finale playoff. Post partita velocissimo, il Frosinone batte il Palermo per 2-0 con gol di Maiello e Ciano, che sono tra l'altro due ex Napoli. E se devo dirvi la verità, all'andata finì 2-1 la finale playoff d'andata, al ritorno ragazzi finisce 2-0 per il Frosinone, anche con 1-0 avrebbe ottenuto la promozione dato il miglior piazzamento in classifica. Ma comunque vince 2-0, ragazzi, se vi devo dire la verità, sono contento perché il Frosinone mi sta più simpatico del Palermo, e una squadra che 2 anni fa stava in Serie A, poi è scesa, l'anno scorso fu sfortunata, anche quest'anno è stata sfortunata l'ultima giornata di campionato. Anche contro il Cittadella sembrava improvvisamente all'ultimo minuto dover sfumare, anche all'andata col Palermo sembrava all'ultimo minuto dover sfumare, quindi diciamo che anche un pochettino per quanto riguarda il merito forse sono più contento così. Il Palermo, ragazzi, con questa sconfitta probabilmente definisce una sua era, fa finire una sua era, perché l'era della Serie A di Zamparini in questa maniera diciamo che un po' termina qui. Il Palermo dovrà ripartire da altri giocatori sicuramente con un nuovo progetto per risalire in Serie A, e diciamo che probabilmente, ragazzi, il Frosinone si meritava la promozione. Io il Frosinone la vedevo un po' più squadra, forse non aveva le individualità del Palermo, però la vedevo più squadra il Frosinone rispetto al Palermo. Ha fatto un'ottima partita, una partita un po' di sofferenza, forse c'era un rigore per il Palermo, e l'arbitro la penna praticamente prima da il rigore, no, prima dal calcio di punizione, al limite dell'area, calcio di punizione, poi rigore, poi un'altra volta calcio di punizione. Diciamo che qui è mancato un po', oltre alla personalità dell'arbitro, che trovo che sicuramente questa sera è andato a farsi benedire, è mancata anche la VAR, perché sicuramente, ragazzi, qui con la VAR forse avremmo l'arbitro Lapin avrebbe capito qualcosa di più, e infatti penso ci saranno polemiche nei prossimi giorni per questo episodio, che probabilmente sarebbe stato decisivo, perché se fosse stato dato un rigore al Palermo, che sembra sia così, cioè che era rigore, la partita sarebbe totalmente cambiata. Però ve l'ho detto, io sono felice così, anche perché Frosinone sta vicino a Napoli, e diciamo che è anche Napoli parlando una squadra che probabilmente riusciremo a battere più facilmente, magari una squadra che non ha lo stesso progetto del Palermo in grande, una squadra che ha un progetto più piccolo, quindi magari sono più tra virgolette punti che si possono fare più facilmente, inoltre una squadra anti-Roma perché lì sono tutti laziali, e quindi probabilmente sarebbe anche molto molto favorevole quando gioca contro la Roma. E poi devo dirvi la verità, in generale mi sta più simpatico. Poi appunto, ragazzi, è stato molto sfortunato, ma ha fatto anche un grande campionato, è arrivato terzo all'ultima giornata, non è riuscito a salire probabilmente per colpa anche un po' della paura e del timore, sempre questo timore di sbagliare all'ultimo, alla fine ce l'hanno fatta. Altri post partita, ragazzi, il Cosenza sale in Serie B dopo 15 anni, grazie anche a Tutino che fa un gol e un assist, questo gran talento del settore giovanile del Napoli, ancora di proprietà del Napoli. Ragazzi, di questo ragazzo cerchiamo di farne tesoro, lasciamolo al Cosenza, adesso facciamolo crescere ancora e poi vediamo come si sviluppa piano piano. E inoltre Croazia-Nigeria, giusto un accenno, finisce 2-0 per la Croazia. Diciamo che la Croazia ha ben pochi problemi a battere la squadra africana, praticamente squadre africane fino a questo momento completamente zero. Vedremo come reagiranno Tunisia e Senegal, in attesa di vedere ancora qualche giocatore del Napoli, che fino a mo' ancora non si sono fatti vedere. Detto questo, ragazzi, io chiudo qui questo video, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, commentate qui sotto con quello che